I dati Istat sull'occupazione femminile in Italia destano preoccupazione. Nel confronto tra il 2019 e il 2020, dei 444.000 lavoratori meno registrati, ben 312.000 sono donne. E anche a Venezia la situazione non è rosea. Secondo le elaborazioni di Veneto Lavoro, infatti, nella nostra regione gli effetti della pandemia hanno comportato una riduzione del saldo occupazionale pari a meno 11.400 posizioni di lavoro dipendente. La Fondazione Bellisario lancia l'allarme. Ci aspettavamo che le iniziative del governo e anche locali fossero di supporto, cercando di decontribuire sulle assunzioni, ma anche con una prospettiva dei 3 anni successivi. Questo non è successo perché gli aiuti arrivano solo a donne disoccupate da 24 mesi, ma è inaccettabile, e per cui appunto chiediamo qui nel territorio che parta questa voce importante supporto al lavoro al femminile. Ma senza attendere gli incentivi, alcune imprenditrici e manager socie veneziane della Fondazione si sono già attivate. Noi imprenditrici di Venezia comunque ci stiamo dando da fare e stiamo cercando di riassumere donne che hanno perso il lavoro dal settore del turismo. Donne che assumono le donne, dunque, come raccontano. Nella mia azienda le donne hanno ruoli operativi tecnici e commerciali e, nota di merito, c'è piena condivisione tra loro nel raggiungere gli obiettivi. Anche il terzo settore, che è un settore che sta aiutando tantissimo le famiglie in difficoltà, può essere un volano per posti di lavoro. Ed è per questo che, come Emporio della Solidarietà, abbiamo deciso di investire in una ragazza giovane, perché crediamo fondamentalmente che le donne in questo periodo sono le persone che hanno più difficoltà. E quindi investire in una persona giovane di sesso femminile penso sia un valore aggiunto.